vice sindaco ha ragione, si è creata un'atmosfera magica stasera e questa piazza effettivamente è particolare. L'orchestra ha suonato in altre piazze, li abbiamo accompagnati, ma veramente stasera grazie anche a voi e alla vostra attenzione la serata sta prendendo, ha preso una piega veramente molto bella. Grazie, grazie tante a tutti voi. Dello Stilaro vi saluta con quest'ultimo brano Funiculì Funiculà. La canzone fu scritta dal giornalista Peppino Turco e fu musicata da Luigi Denza nel lontano 1880. L'evento che ne ispirò la nascita fu l'inaugurazione della prima funicolare del Vesuvio e servì ad avvicinare i turisti e gli stessi napoletani alla funicolare. Gli autori impiegarono solo poche ore per comporre Funiculì Funiculà, ciò nonostante la canzone ottenne un successo strepitoso. La celebre melodia fu cantata per la prima volta nei saloni dell'albergo Quisisana di Castellammare di Stabia. Turco e Denza ebbero l'occasione di presentarla alla festa di Piedigrotta dello stesso anno e la canzone risultò essere la più cantata ed ottenne il risultato sperato. Il successo riscosso contribuì a diffondere la canzone napoletana nel mondo e a richiamare flotte di turisti da ogni parte del pianeta. Funiculì, funiculà, ancora una volta, Eleonora Pisano e grazie ancora a tutti voi. Permettetemi di ringraziare anche Irene che ci ha accompagnato in questi concerti.